Ben trovati, benvenuti a questo nostro meraviglioso nuovo programma. Io sono Filippo Giangrasso e da oggi vi terrò compagnia con questo nuovo format che si chiama... In cucina a casa di... Vi spiego subito di che cosa stiamo parlando, perché siamo qui all'interno della tenuta Bonelli che oggi ci ospiterà per presentare queste nostre meravigliose cuoche. Si tratta di una produzione di Tele Nicosia che prevede che aspiranti cuoche amatoriali si cimenteranno nella produzione di un piatto utilizzando solamente gli ingredienti segreti della puntata che proporremo. Al termine di ogni puntata la pietanza cucinata verrà assaggiata dal nostro cuoco che, valutati tutti i piatti prodotti al termine della prima stagione, assegnerà un riconoscimento al piatto più meritevole. Ma questa prima stagione non si sarebbe potuta concretizzare senza la volontà, l'impegno di Feder Casalinghe, Obiettivo Famiglia, sezione di Nicosia. E perciò chiamo subito qui accanto a me la nostra meravigliosa, straordinaria Presidente Mariella Maria, una Presidente straordinaria, la Presidente di Sì, si capisce che è molto impegnata in cucina. Buongiorno Presidente, è sempre un piacere averla qui con noi, come se io fossi qui da tanto tempo. Cosa ci vuole dire? Niente, che dire, noi siamo... Faccio io una domanda. Perché no? Cosa ci vuole dire? Appunto. Allora, noi siamo qua come associazione Feder Casalinghe perché la redazione di Tele Nicosia ci ha contattato per proporci questa nuova trasmissione che abbiamo accolto subito con grande entusiasmo perché le mie socie sono delle bravissime cuoche, hanno fatto meraviglie ed era giusto che questo fosse anche conosciuto dalle altre persone, per cui abbiamo accettato con grande entusiasmo e siamo felici di aver partecipato. Appunto, perché sarebbe un peccato mortale non condividere l'arte di ognuna di queste nostre meravigliose casalinghe, l'arte che si chiama, come tutti sanno, arte culinaria, che non è una mala parola, no, naturalmente. Che è una delle cose più belle che ci resta nella vita, quindi... Comunque, grazie Presidente, grazie, ci rivediamo dopo, ci rivediamo in altre occasioni. Viva la nostra Presidente, viva la Feder Casalinghe, ricordatevi di valutare la mia domanda di iscrizione. Presentato ormai più di 5 anni. Sarà fatto, grazie. E allora passiamo subito alla presentazione della nostra prima meravigliosa cuoca, nonché padrona di casa, perché come dicevo poc'anzi ci troviamo all'interno delle tenute Bonelli, quindi in contrada San Polo, nobile contrada di Nicosia, e la nostra padrona di casa è Ina Bonelli. Applauso per Ina Bonelli. Buongiorno. Io non mi aspettavo una padrona di casa così giovane. Oh, così. Ma vedi. Buongiorno. Lei quindi diceva Ina Bonelli. Sì. Sempre Ina Bonelli. Da sempre. Cioè, all'anagrafe che sono nata. Lei sì, è stata battezzata Ina Bonelli. Sì, da sempre. Lei è cosa fa nella vita? Sono fiera di essere una casalinga. Ecco, e perciò... E quindi come la famosa canzone? No, guarda, okay. Si fa anche questo, sì, certo. Okay. Le casalinghe facciamo di tutto, non è che raccudiamo solo la famiglia, facciamo di tutto. Perché lei ha una famiglia, certo, che è composta da quanti anni? Allora, mio marito, due figli, una figlia sposata con due nipoti, perciò sono nonna e sono fiera di esserlo. Un applauso per la nonna, certo. Nonna per la nonna. Non si vedrà nei tempi di Michel Uzzi. Ma no, è già Michel Uzzi che è diventata nonna dopo di me. Perfetto, ancora ecco. Più giovane. Ecco. Okay. Allora, mi aiuti a presentare una nostra comune amica? Ma certo, come no? Sai di chi stiamo parlando? Di quella simpatica, di quella brava, di quella... Bella. Pensavo. Allora, presentiamoci. Quella, certo. La ragazza, la signora, la mia, il mio braccio destro, lo possiamo così? Giustamente. Allora, 1, 2, 3, Stefania Catania. Ciao ai nostri telespettatori, alla redazione di Tele Nicosia, benvenuti in cucina di Ina Bonelli. Sì, è per me un piacere essere qui con anche te, condividere il tuo mondo. Per me ancora no, perché io manifesterò il mio piacere successivamente, dopo che avrò assaggiato.
Io invece so già che è brava e quindi sono già contenta. Grazie, grazie. Speriamo. Hai fatto le prove. Grazie Stefania per essere qui con noi. Grazie a voi. E procediamo subito al primo passaggio ufficiale della nostra trasmissione. Mi potresti fare tipo un rullo di tamburo? Arrivo subito. Eccolo qui. Questo è il tuo premio. Ma che piacere, indegna, visto che io non sono brava come Ina o come tutte le nostre amiche cuoche, però felice di indossare così. Se mi è permesso, faccio io. Grazie. Ho visto fare a Richard Gere in uno dei suoi tanti film. E tu sei bello uguale. Grazie, grazie. No, diciamo più bello. Più bello, più bello. Sì, adesso trasmissione sta prendendo una brutta piega. Quindi rientriamo. Stefania, vai pure. Bene, allora è arrivato. Quindi dirai tu quando arriverà il momento. Dobbiamo prima fare la domanda ufficiale alla nostra cuoca. E per farlo dobbiamo... Ho chiesto se era sposata. No, io devo entrare nel vivo della trasmissione e quindi adesso facciamo un altro passaggio ufficiale, cioè il passaggio dello svelamento degli ingredienti, perché noi adesso proporremo degli ingredienti alla nostra amica Ina e lei nel vederli deciderà se vorrà accettare la sfida, cioè se vorrà con questi ingredienti preparare un piatto per noi. Nulla di difficile, però io andrei proprio, adesso tocca a te fare il rullo di tamburi. Sì? Posso fare il rullo di trombe e lo squillo di tamburi? Ma meglio di no, concentrati sullo strumento soltanto. Ed ecco qua. Bene, Ina, eccoci qua. Allora, andiamo a presentare gli ingredienti del giorno. Abbiamo del pepe nero, dell'aglio, il sale, della salsa di pomodoro, poi abbiamo delle acciughe, abbiamo della mollica tostata di pane e poi abbiamo del finocchietto selvatico e della pasta. Ina, cosa ti viene in mente? Guarda, noi a Nicosia con questi ingredienti usiamo fare la pasta chiamata con la mollica, che non è come quella di Palermo, ma è più meno elaborata di Palermo, è più semplice, okay. Con degli ingredienti più semplici. Perfetto. È più facile da fare. Ina, a questo punto la domanda è... Io pensavo che questi ingredienti servissero per fare la carbonara. Ma tu sei il genio della cucina. Si capisce che ho poco a che fare con la cucina. E invece adesso chiederemo ufficialmente a Ina, accetti la sfida? Ma certo. Bene! No, che rifacciamolo! Accetti la sfida che devo fare io! Rullo di tamburi, accetti la sfida, Ina! Ma certo! Bene! Applausi! Allora, a questo punto consegniamo ufficialmente il grembiule alla signora nostra Ina, sì? Mi permetta? Certo! Prego! Faccio sempre... Come Richard Gere? No, stavolta faccio Russell Crowe. Ah, certo! Va bene! Noi ci miglioriamo! Bene, grazie Filippo. Nodo eseguito. Sì. Bene, e a questo punto ai fornelli. Ok, bene, cominciamo. Mettiamoci al lavoro. Filippo, tu se vuoi ti puoi mettere comodo e noi nel frattempo ci dedichiamo, perché tu non hai il grembiule, mi dispiace, quindi non puoi stare vicino a noi. Vado a fare il passeggio. Però resta nei paraggi, perché io ogni tanto avrò bisogno di te, dovrei venire a controllare insomma l'operato della nostra cuoca. Ok. Quindi noi intanto iniziamo. Ina, prego. Certo. Io volevo allontanarmi con un atto di gentilezza. Ok. Oh, che galantuomo, che galantuomo. Uomo d'altri tempi, uomo. Ma solo perché ancora non avete maneggiato l'aglio. Ina, allora, io ho messo il grembiule. Scusate. Il disturbatore. Prego, ho dimenticato una cosa. Sì. E qui stiamo parlando di una cuoca che deve preparare un piatto. E abbiamo detto che questo piatto dovrà essere valutato da un cuoco professionista. Ci siamo dimenticati di presentare il cuoco professionista. E allora presentiamo. Allora presentiamo. Facciamole entrare, signore e signore. A noi, il nostro chef professionista, Giuseppe Lovotrico, detto il biondo.
Come sta, chef? Bene, bene, sono felice di partecipare a questa iniziativa con la Feder Casalinghe. Vediamo in che cosa si cimenteranno le nostre. Le nostre belle cuoche. Okay. Possiamo, mamme casalinghe. Possiamo svelare un piccolo aneddoto. Chi, lei, io so che in famiglia siete tutti cuochi, ma molti anni fa, circa 30 anni fa, chi ha rischiato di intraprendere questa carriera? Il nostro presentatore. Io sono felice che tu. Un cuoco mancato. No, 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 che siamo, no, meno, siamo tutti felici che lui se ne sia pentito. No, perché... no, no. era un buon promettente al lavoro. Sarai costretto. Sì, ma adesso non so cucinare, neanche il gonfio. Grazie chef, ci vediamo dopo. E allora chef, intanto lei si accomodi, così poi la chiamiamo per qualche suggerimento, per qualche, e poi per la valutazione del piatto. A dopo, a dopo. Allora, torniamo a noi. Sì. Dicevamo, io ho il grembiule, ma non ho idea di che cosa bisogna fare. Allora, iniziamo a bollire i filocchietti selvatici, che possiamo già utilizzare perché sono stati recentemente lavati. Benissimo, allora lì facciamoli, rompiamo un pochino così anche con le mani, grossolanamente, perché poi si possono anche, poi si devono tagliare più finemente. Okay. Ma questa passione per la cucina? Io non lo so, mia mamma cucinava tantissimo, la mia nonna cucinava tantissimo, io poi mi sono sposata giovane, perciò ho iniziato a cucinare per la mia famiglia. Nonché che mio marito era cuoco in un ristorante pizzaiolo, perciò ecco. A casa tua si mangia bene. E poi a me veramente devo dire una cosa, a me piace mangiare, perciò piace cucinare. Bene. Ma ti diletti soltanto in piatti della tradizione oppure fai degli esperimenti culinari? Allora, la cucina è un'arte, cioè significa che tu con tutto quello che hai puoi fare la qualsiasi cosa, non è che per forza devi avere quell'ingrediente per fare quella determinata cosa. Bisogna inventare. Sì, tu apri il frigo il giorno, quello che tu hai, a disposizione. Inventi. Bene, cosa che io non potrei fare mai. Io, a meno che in frigo trovo, non lo so, le buste pronte, e quelle sono bravissime. No. Una maga delle buste pronte. Ora vediamo che qua la pentola sta bollendo. Bolle. E perciò mettiamo i finocchietti a bollire. Bene. Quanto tempo li teniamo? Allora, dipende com'è il finocchietto. Se il finocchietto è tenero, che un tempo, il tempo del finocchietto già che è ancora tenero, bolle pochissimo. Però purtroppo questo tempo, questo è il tempo che il finocchietto è già un po' combattuto. Mi devo interrompere? Sì. Non lo so se in questo periodo finocchietto si può fare. Si può dire, si può dire. Ma non è che politicamente, dire, è politicamente cioè, corretto. Dire, ok, corretto. Grazie. Allora, mettiamo un po' di sale. Ecco, per insaporire il nostro finocchietto selvatico. Ma a proposito del finocchietto selvatico, tu sei una delle cuoche che va anche in giro, no, a raccogliere Sì, io quando vengo in campagna, prima di entrare a casa, io devo andare a raccogliere un po' di verdura, soprattutto in inverno, però. Anche perché noi abbiamo la fortuna di vivere in un territorio dove sì, ho la fortuna che la mia campagna da queste verdure. Bene. Poi che cosa facciamo? L'acqua della cottura del finocchietto ci serve per poi bollire la pasta. Ok, quindi darà un sapore già diverso, alla pasta durante la diverso. Cottura. Perfetto. Allora, questa è già la mollica tostata, che è fatta da pane raffermo, macinato e tostata. Io la faccio, io parlo sempre come la faccio io, che metto nella padella un po' d'olio, un po' di sale, un po' di pepe nero e la faccio tostare e soffriggere come l'avete, come questa qua, perciò questa è perfetta. È già insaporita, è già preparata con tutti gli ingredienti. Iniziamo a sbucciare l'aglio per cucinare le acciughe con la salsa. Perfetto, quindi queste andranno a, le acciughe andranno a insaporire la salsa e servirà poi per condire il nostro piatto. Iniziamo a sbucciare l'aglio perché poi l'aglio si ci toglie, ecco. Ok, quindi l'aglio lo utilizziamo intero. L'aglio lo utilizziamo intero. Io lo utilizzo intero. Ok. Due spicchi d'aglio in padella, mettiamo un po' d'olio. Olio levo.
Io uso sempre l'extravergine di oliva che lo produco io, produzione propria. Ok, quindi ad uso consumo proprio. Ok. Dunque, sta soffriggendo l'aglio, appena soffrigge un po' l'aglio, prendiamo... L'odorino già è buono. L'aglio, devo dire, ha il suo perché. Perfetto. Mi facciamo con le mani? Sì, certo. Non con le mani, così. Tu devi cucinare così come... faresti nella tua cucina, sì, questa tra l'altro è la tua cucina, è la mia cucina, questo è il mio regno, il tuo regno, sì. Bene, e nel tuo regno chi abita, Ina? Allora, nel mio regno, come dicevo, Filippo abito con mio marito, i miei figli, il mio genero, i miei nipoti, e veniamo molto spesso qua a stare un po' insieme in campagna, facciamo delle feste, insomma. Siete una bella famiglia. Siamo una bella famiglia, sì, grazie a Dio, sì. E i nipotini? I nipotini, ne ho una di 8 anni che ha finito la seconda e uno di 6 anni che ha finito la prima. Orgoglio di nonna. Orgoglio di nonna, sì. Allora, bene. Allora, lasciamo un po' soffriggere bene le nostre. Okay. Mettiamo un po' di sale. Appena si soffrigge. Qui ricordiamo, stiamo preparando il condimento per la salsa. Per la salsa, okay. Certo. E questa è, la salsa viene fatta con queste, con le sarde. Noi chiamiamo sarde. Vabbè. Noi diciamo nel nostro dialetto. Nel nostro dialetto. Si chiamano sarde perché vengono direttamente dalla Sardegna. No, questo non lo so. Non è così? Tu sei convinto così? Così va, si bene. Chiama. E altrimenti si chiamerebbero toscani. Allora, milanese. Ma vuoi cucinare con noi? No, meglio di no, lui solo per allora, grandi chef. Soffriggiamo bene. Ecco, ok, va bene? Sì. E aggiungiamo la passata di pomodoro. Ok. Ecco. Io ne approfitto per chiamare il nostro chef e chiedere se è una preparazione corretta utilizzare sempre l'aglio così come fa la signora Ina, nel senso per intero, oppure è preferibile utilizzarlo? Facoltativo. Si può cambia molto la resa del piatto. A livello di gusto va infine. Ok, però sì. Diciamo non è una cosa che stravolge totalmente il piatto. Non stravolge, poi la tecnica di lavorazione, di cottura. Il piatto, okay. Piatto finito. Insomma, ad amalgamare bene tutti i sapori. È un altro passaggio che farà la signora. Bene, giustamente io poi l'aglio glielo tolgo, io nella pasta l'aglio non glielo metto, proprio per questo lo faccio intero. Così è più facilmente viene bene a toglierlo. Poi dipende dalla cottura, dipende quanto fa cuocere l'aglio la signora. Sì. Quindi attenzione alla cottura dell'aglio, certo. Perché è molto importante. Appassisce. Se diventa troppo cotta, un odore e un sapore. Prevale il sapore. Ah, ok. Sì. Abbiamo imparato, per esempio, io. Le cotture sono molto importanti. Molto importanti, sì. Non è a caso, diciamo. Certo, perché l'aglio quando soffrigge dà un aroma particolare, ma se brucia lo dà lo stesso, ma dà l'aroma di bruciato. Certo, quindi poi benissimo. Va a, come dire, a rovinare il risultato finale del nostro piatto. Grazie chef, la disturberemo più avanti, intanto noi qui continuiamo e il prossimo passaggio? Il prossimo passaggio è che finiti i finocchietti, okay. Li scoliamo. Ok. Allora, finita la passata di pomodoro di cuocere, la togliamo. Vedi già che profumo. Io non so perché, non scommetto che questa salsa di pomodoro sia di produzione tenuta Bonelli. Sì, di produzione, tutta produzione nostra. Ecco. Bene. E questa la mettiamo di lato che ci serve per amalgamare tutta la pasta. Ok, perfetto. Benissimo. Proseguiamo. Utilizziamo la stessa padella così i sapori cominciano. Stefania, mi aiuti per favore? Cioè, io sono qui per questo. Grazie Stefania, gentilissima. Ecco, ok. Io proprio faccio come faccio a casa. Esatto. Mettiamo un spicchio d'aglio in padella. Ecco, okay. Rimettiamo l'olio. Ecco fatto. Benissimo. E adesso andremo a soffriggere i finocchietti. Bene. Okay. Quindi anche i finocchietti prenderanno un po' il sapore. Certo. Del guarda l'acqua, lo vedi com'è diventata? Questa tutta quest'acqua un po' verdastra, okay. E insaporisce la pasta. Perfetto.
questi qui, trucchetti che servono, no? I trucchi della nonna, i classici della nonna. Io me li ricordo i trucchi della nonna. Sì. Cioè, mia nonna, che trucchi mia nonna Peppina, quando prendeva la pensione e mi doveva regalare le 10.000 lire per fare in modo che il marito non se ne rendesse conto, mi chiamavano a dirci. Era un po' genovese. Sì, come il pesto era. Okay. Sono già nel mood della trasmissione televisiva. Mi prendeva un sacchetto, ci metteva dentro le mandorle e in mezzo alle mandorle ci metteva le 10.000 lire. Io quindi per trovare le 10.000 lire mi mangiavo 2 kg di mandorle e dopo trovavo le 10.000 lire. Scusate. No, avrei voluto una nonna con questi trucchi anch'io. Allora, guarda se fanno, lo vedi? Allora. Ora possiamo mettere i finocchietti e facciamo insaporire i finocchietti. Mettiamo al minimo. Mettiamo rossa. E dicevo, insomma, questo è un po' un piatto, sì, no, della nostra tradizione che ha accompagnato un po' le vite di tutti noi. Amicosia, questo è il piatto del venerdì santo, cioè solitamente o di San Giuseppe, il giorno di San Giuseppe, qualcuno lo prepara anche per il terzo venerdì di novembre, certo, quindi è un po' un piatto che è legato anche alla tradizione religiosa del nostro paese. Sì, e io ancora tuttora lo faccio per San Giuseppe o per il venerdì santo o il terzo venerdì, perché c'è un'alternativa ai finocchietti, quando si trovano i finocchietti si possono usare i broccoletti. Ah, bene. E viene buona lo stesso. Oppure una verdura comunque che ha un sapore deciso, un sapore forte. Lo stesso procedimento. Oppure si possono usare entrambi insieme. Ah, ok, quindi mischiando le due verdure in modo da dare un sapore. Ma io dico, a proposito di broccoletti. O finocchietti, come diceva la buon'anima di mio nonno, cose che tra l'anguria e l'uvento non sono buone. Quindi sono ugualmente velenosi. Arrivederci. No, è che lui ha dei gusti particolari. Ma noi che invece amiamo le cose buone e genuine della nostra terra, apprezziamo sia i broccoletti che i finocchietti. Dunque, ora vediamo che qua bolle già, continua a bollire la bene. Prendiamo la nostra pasta, che io uso i rigatoni, sono mezzi rigatoni, non sono i rigatoni quelli grossi. Ok. Io uso questo. Quindi hanno uno spessore diverso rispetto al rigatone. Al rigatone classico. Io uso questo. Okay. Io parlo come uso io a fare casa mia. Okay. Allora, mettiamo la pasta. Perfetto. E mettiamo la cottura della pasta, deve seguire al dente. Allora, io la uso al dente a casa mia, la pasta, e uso i rigatoni, un po' questi qua, si chiamano rigatoni con a spirali perché prendono meglio il sugo. Ah, ok. Perché quelli lisci per me non lo prendono. No, in effetti devo dire che questa la pasta che ho sentito più volte, la pasta rigata dà questo effetto di raccogliere, il sugo e lo mantiene. Aggiustiamo un po' di sale. Mm-hmm. Perfetto. Qui, ora dico, che gli spettatori non lo sanno, ma c'è un odore in questa cucina meraviglioso, perché qua il piatto comincia a prendere forma e devo dire che l'odore è decisamente invitante. Invitante. Speriamo che viene buono. Allora, ora noi dobbiamo aspettare la cottura della pasta, nel frattempo i finocchietti si sono già soffritti, li possiamo, e già abbiamo tutti gli ingredienti pronti per comporre la nostra pasta con la mollica. Siamo al momento clou, il momento in cui la nostra cuoca andrà a assemblare il suo piatto. Mentre lei si dedica a questo, visto che io è meglio che mi limito a osservare. No, io imparo osservando, però adesso magari pulisco, che questo mi riesce un po' meglio. Quindi mentre tu ti prepari, ti accingi. Io prendo la mia bella spugnetta, in questo devo dire, dico, me la cavo. Brava. Allora, noi andiamo a prendere, che già la pasta è cotta. Bene. Andiamo a prendere la nostra pasta. Ok. La sistemiamo in un piatto. Stefania, guarda, noi già la nostra pasta è pronta, la prendiamo e la mettiamo in questo bel piatto di portata. Ok, vedi? Che fame! Sì, vero? Mm-hmm.
Anche io ho un nipotino che ha sempre fame. Appena arriva a casa mia mi fa: nonna, che cosa hai cucinato? Ma perché sa che dalle mani della nonna. Certo. Vengo certo. Fuori cose proprio buone. Ma devo dire anche la mamma, ma le nonne, siamo sempre le nonne. Vabbè, la nonna è nonna. Allora, noi prendiamo la nostra bella passata di pomodoro, già bella cotta con le nostre sarde. Io tolgo, togliamo l'aglio. Come dicono quelli bravi, le cose a favore di camera. Benissimo. L'aglio, guarda, vedi che è rimasto bene. Ok, lo togliamo. Abbiamo eliminato quindi l'aglio. Sì. E mettiamo questa bellissima salsa di pomodoro, vedi com'è bella. Quindi tu consigli di amalgamare tutto in una ciotola, diciamo. Guarda, togliamola. Benissimo, vedi? Bene. Mettiamo anche un po' dei nostri orecchietti. Filippo, c'è l'aglio? No, ma poi glielo togliamo, Filippo, stai tranquillo. Ma io sono tipo i vecchietti dei cantieri. Quelli che lavorano e il vecchietto che guarda. Ma quando permette pure di dare consigli. Signora, ma tu vorresti dare un consiglio alla nostra cuoca? Signora, sì. Dovrebbero essere tolti degli elementi, degli ingredienti. Mi dica. L'aglio, la salsa di pomodoro e le cose verdi. La pasta andrebbe. La pasta con l'olio? La pasta. Benissimo. Ma la pasta con l'olio. L'olio deve essere rigorosamente della tenuta Bonelli. Creato direttamente dalle nostre piante. Ti devo dire, Bonelli è Isaia, perché mi aiuta mio marito tantissimo. Anzi, ma di più Isaiamolo. Lo dobbiamo fare. E allora un olio santo. L'olio santo. Il profeta Isaia. Allora, visto che tu non gradisci questi ingredienti, ti invitiamo per la prossima volta, va bene? Faremo una pasta la prossima volta. Ci sarà, quando faremo la pasta con l'olio, inviteremo. Una cosa questa cosa mi rimpugna. La posso preparare pure io. Grazie. A dopo. A dopo. Mi passi il piatto da portata? Sì, certo. Ecco qua il piatto per te. Gentilissima. E andiamo a comporre il nostro piatto. Ok. Guarda, dunque, mettiamo un po' di salsa, ok? Sopra, guarda, con le nostre sarde buonissime, ben soffritte. Fra l'altro sono tutti ingredienti poveri, certo. Ecco perché questo è un piatto che troviamo un po' nelle cucine. Certo. Di tutti, perché i finocchietti nascono dappertutto, sono così, guarda. Mettiamo due finocchietti. Bene. E guarda il nostro ingrediente principale, che è l'amica. E voilà. Bene. Il piatto è pronto. Adesso. Adesso io ti chiederei di, sì, con il resto degli ingredienti, certo, di preparare un bel piatto per farlo assaggiare, certo, al nostro chef, certo, che intanto chiamiamo qui. Mi siete dimenticati di me? Ma chiamiamo richiamo ufficialmente il mio compagno di avventura Filippo. Perché questo è il momento clou, Filippo! Ma grazie. Non dovevate, però sono qui. Quindi Dina, se vai a prendere il piatto? Sì, grazie. Sì. Vai a preparare il piatto che devi mostrare al nostro chef. E nel frattempo io voglio chiedere, no? Noi siamo abituati a degli impiattamenti molto semplici, chef, però adesso la cucina un po' ci stuzzica, dicono che l'occhio vuole la sua parte. L'occhio. Però a casa di mamma. Sì, mangia l'occhio, però questa è la cucina casereccia, sono dei piatti tradizionali noi nicosiani, dove la signora prima ha detto che sono dei piatti che si fanno in giorni particolari, sono delle feste particolari, perciò sono dei piatti tipici nicosiani, è una cucina prevalentemente povera. Con le verdure del territorio. E abbiamo visto tutti i prodotti del territorio, dalla salsa di pomodoro. Devo dire che è un passaggio che la signora cura abbastanza bene, perché anche io, essendo
del territorio, la mia madre faceva tutti questi vari messaggi. Ok. Su questi piani. Quindi sui passaggi. Devo complimentarmi con la signora. Bene, con la promossa. Famiglia. Allora, Ina, puoi tornare da noi? Sì, certo. Prego. Allora, ha presentato il nostro impiattamento questo, il nostro piatto finito è questo qui. Chef, a lei la forchetta a questo punto. La cottura è perfetta. I sapori ci sono. I sapori ci sono. Però la devo bloccare, perché lei non ci deve svelare moltissimo, perché noi sappiamo che questa è una gara di cucina, quindi si tenga per lei tutte le considerazioni e poi sveleremo il suo voto quando alla fine avremo tutti i piatti, avremo assaggiato i piatti di tutta la nostra stagione. Perfetto. Si ricordi però, chef, che siamo ospiti della tenuta Bonelli. Non vorrebbe, non, non, vorrebbe, non, non, non è che vuole essere una raccomandata, però voglio dire, cioè, voglio dire. Niente. Bellissimo piatto. Bellissimo piatto. Devo dire, c'è una composizione cromatica che potrei definire perfetta armocromia, visto che è un termine che si utilizza come dire da moda. E ritengo che il sapore sia la tentazione eccezionale. Quasi mi verrebbe voglia di... nonostante le cose mosse dal vento. Ma no. Ma no. Ma non puoi, c'è l'aglio. C'è la roba mossa dal vento, c'è un po' di tutto. Bene, direi che a questo punto chiudiamo qui la nostra prima puntata. Devo dire che complimenti Stefania. Complimenti Filippo. Sei andata bene. Anche tu, tutto sommato. Grazie. Complimenti al nostro chef professionista. Che ringraziamo. Giuseppe Lovotrico, chiamato da noi tutti il biondo. Soprattutto, e soprattutto complimenti alla nostra chef. Applausi. Spero che la puntata vi sia piaciuta e ci vediamo alla prossima puntata. Arrivederci.